15 terreni, 3 fabbricati, 3 imprese agricole, 6 libretti postali, 3 titoli finanziari e 9 buoni fruttiferi. Beni del valore di circa 3 milioni di euro, un patrimonio, proprietà di due pastori, ieri acquisito dallo Stato dopo il pronunciamento della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Agrigento. I beni, sequestrati 2 anni fa dalla Guardia di Finanza, facevano capo a Giuseppe e Calogero Iacono, rispettivamente padre e figlio di 75 e 36 anni, entrambi di Real Monte. I due, ritenuti vicini al boss Gerlandino Messina, vennero coinvolti nell'ottobre del 2007 nell'operazione antimafia denominata Marna. Ai due pastori realmontini, noti col soprannome di Pacchiani, sono stati invece restituiti 2 fabbricati e un libretto postale. I difensori Bugep e Nica hanno infatti dimostrato la legittima provenienza dei beni. Non è stato così per tutto il resto del patrimonio, considerato acquisito grazie ad attività mafiose. Le indagini a carico di Giuseppe e Calogero Iacono si sono incrociate con quelle che per anni hanno stretto il cerchio attorno al capomafia empedoclino Gerlandino Messina.